Senatore Morra, ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie Presidente del Consiglio, grazie Presidente del Senato, grazie a tutti quanti voi. Presidente Conte, io non posso che rivolgerle a nome, credo, di non semplicemente la maggioranza, ma di tanti, e forse di tanti che sono soprattutto fuori da quest'Aula, un ringraziamento per quello che sta facendo, perché in più hanno pronunciato in questi minuti, in queste ore, la parola responsabilità. Ma responsabilità è qualcosa facile appunto da dirsi e un pochino più impegnativo da assumersi. E pochi sanno che, per esempio, John Kennedy, che lei conosce bene, sosteneva che ogni, in pratica, decisione deve partire dalla volontà di prenderla, quella decisione. E questo lo diceva con parole efficaci: every accomplishment starts with the decision to try. E mi scuso per la pronuncia, però c'è la volontà di iniziare, la volontà di iniziare a cambiare. Qua alcuni, soprattutto il senatore Errani, hanno auspicato che quello che stiamo vivendo sia la possibilità di un nuovo cominciamento, perché altrimenti tutto sarà inutile. Io mi volevo rivolgere al senatore Salvini, che però non è più qua in aula, per dirgli che certamente alcune delle cose da lui dette hanno un fondamento e una giustificazione, perché è assolutamente inammissibile, ad esempio, che seppur in chat private magistrati giudichino un ministro come è stato appunto giudicato. E su questo, e io e il ministro Salvini siamo stati in feroce polemica in passato, non può che avere tutta la nostra ragione, perché un magistrato è pur sempre parte di un corpo terzo, la magistratura. C'è una distinzione netta fra potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario, e per quanto possa pensarla diversamente, ci sono delle leggi che normano il rispetto reciproco fra poteri, per cui Dio ce ne scampi e liberi se quel tipo di atteggiamento dovesse essere prevalente. Ma è altrettanto vero che il senatore Salvini, a differenza di altri esponenti dell'opposizione che hanno preso la parola, per quanto abbia esordito con un "cerchiamo di portare qualche soluzione", ha indicato delle possibilità che materialmente non sono nelle nostre disponibilità. Potessimo anche noi immediatamente avere liquidità a sufficienza per gonfiare i conti correnti degli italiani, ma magari noi potessimo recuperare gli errori fatti anche magari da chi governava all'epoca, e magari c'era anche qualcuno che adesso dimentica di aver commesso qualche errore, perché qua di errori ne sono stati fatti tanti. Ma il Presidente del Consiglio, e questo è stato rimarcato da un intervento di chi mi ha preceduto, ha anche detto: certo, potremmo far di più e potremmo far meglio, a dimostrazione del fatto che c'è una chiara consapevolezza della necessità di far di più, di far meglio, e io aggiungo, Presidente del Consiglio, di far anche più velocemente. Perché, come si dice in Toscana, che non è la mia terra d'origine, ma poi tornerò su questo, a babbo morto certe cure risultano inutili. E allora noi dobbiamo essere veloci, per essere veloci noi dobbiamo sburocratizzare. Certamente dobbiamo rendere tutto ciò che è inutile, appunto perché è inutile, un lascito del passato, e lo dobbiamo cancellare. Ma mi domando,
Noi ci troviamo al governo adesso con una situazione voluta da una legge elettorale che è stata pensata contro qualcuno, ereditando quella burocrazia che tutti a parole volevano e vogliono combattere, salvo poi con leggi e leggine pontificando innalzarla fino a farla diventare, come voleva Max Weber, un orpello che appesantisce e poi diventa un tumore, perché la burocrazia troppe volte diventa una struttura autoreferenziale che drena risorse vitali sottraendole alla società civile, al cuore pulsante della comunità Italia. Ma io aggiungo non soltanto in Italia. Vede però perché dicevo che citavo un detto toscano, per quanto la Toscana non sia mia terra d'origine, perché lei, senator Bossi, ha parlato della mia Lombardia. Ha detto: qualcuno ha ironizzato sui morti della mia Lombardia. E allora, io direi che siamo tutti esseri umani, che poi si sia nati in Lombardia oppure in Puglia oppure in Repubblica Centrafricana, questo nessuno di noi lo decide. E si è esseri umani nella misura in cui il particolarismo di certe posizioni viene superato attraverso la cultura dell'universalismo, per cui quello che è mio e pretendo per me devo riconoscere agli altri. E allora qua diciamo alcune verità, diciamo per esempio che stiamo realizzando con fatica un'intesa con enti locali e con regioni che alla fine, poco alla volta, attraverso un dialogo che è stato anche sofferto e lacerante, ha prodotto comunque dei risultati, per cui poco alla volta, non la ripartenza, Presidente del Consiglio, ma un ricominciamento su basi diverse, questo Paese lo dovrà avere e noi ci dovremo assumere la responsabilità di cambiare tanto, perché nella Regione Lombardia evidentemente qualcosa non deve aver funzionato se circa la metà delle vittime, per tutte quante bisogna piangere e bisogna mostrare comprensione, ma circa la metà delle vittime, che sono vittime del nostro Paese, sono concentrate in un'area che evidentemente ha dimostrato di non saper affrontare una pandemia, perché erano state fatte delle scelte di politica sanitaria. Cito un deputato della Repubblica. Fate esprimere il senatore Morra. Cito si può condividere o non condividere, ma deve poter esprimere la propria opinione. Prego, senatore. Sono state fatte scelte per cui era stata penalizzata la sanità territoriale, concentrando negli ospedali l'unica risposta sanitaria che si poteva dare. Quando poi è arrivata l'emergenza, questa soluzione si è dimostrata del tutto inefficace e anche all'interno del mondo, delle regioni governate da altri fronti, sono state date soluzioni diverse con risultati ben più efficaci. E questa è la verità storica, questa è razionalità. Non si può interrompere. No, quello che ho detto prima per il senatore Salvini vale anche per il senatore Morra. Ognuno esprima quel che crede. Prego. Presidente Casellati, prego. Voglio ricordare a chi evidentemente non ha ben inteso che è mio motivo d'orgoglio, senator Romeo, da calabrese adottivo, aver saputo che nell'ospedale di Catanzaro sono stati curati due pazienti bergamaschi, perché questa significa solidarietà nazionale. E allora, Presidente, io voglio... Agussori, Nisini, prego. Fate terminare.
Credo che sia motivo d'orgoglio per tutti. Credo che sia motivo d'orgoglio per tutti. Senatore Morra, si rivolga a me. Senatore Morra, che riesca si ad offrire cure e terapie anche per chi non è residente in regione. Senatore Morra, parli. State seduti e fate continuare. State seduti. Basta. Forse senatore Morra, si rivolga a me. Forse non si è capito. Lei deve rivolgersi alla Presidenza. Si rivolga a me. Sì, esattamente come faceva il senatore Salvini. Giusto? Allora, senatrice, Presidente Casellati. Continui. Presidente Casellati, credo che sia motivo d'orgoglio e forse questo non è stato compreso. No, si metta la mascherina, salga e si metta la mascherina, ma smettetela. 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 Senatore Augussori, si metta seduto. Presidente. Allora. Presidente, credo che nella nostra concezione di politica non ci sia nulla di più alto se non la capacità di manifestare solidarietà, così come con orgoglio io rivendicavo la capacità della sanità calabrese di aver curato due pazienti che provenivano da Bergamo. Credo che sia motivo d'orgoglio per tutti i lombardi poter riconoscere. Mi guardi. Guardi, parli. Abbiamo capito. Allora, senatore Morra, finisca. Però le volevo chiedere al Presidente del Consiglio una particolare attenzione. State seduti. Una particolare attenzione perché questo è stato velocemente accennato da qualcuno, ma anche questa mattina noi abbiamo avuto notizia dell'ennesima operazione relativamente a corruzione nell'ambito della sanità pubblica in Sicilia. Su un ammontare di circa 600 milioni di euro c'era qualcuno che si vantava di prendere il 5%. Ora, è giusto tutelare i beni comuni, è giusto lavorare per una sanità pubblica, per una scuola pubblica, per un servizio di sostegno ad imprese e lavoratori nella prospettiva del pensiero di Adriano Olivetti, mai troppo studiato, ma è altrettanto giusto fare in modo che tutto questo avvenga non abbattendo tutte le regole, trovando le regole giuste, facendo lavorare chi è onesto e, mi lasci anche dire, impedendo con la massima severità che in nome dell'emergenza si possa lucrare quello che non va lucrato, perché questo paese si rimetterà in piedi semplicemente se iniziamo a rispettare le regole, se iniziamo. Ma per favore, dico io quello che si deve fare o non si deve fare. Non create assembramenti. Questo paese ha necessità di rispettare le regole. Il governo. Sieda lei! Il governo. Che continua a protestare, si sieda! Per cortesia, continui. Anche in queste occasioni, si può constatare chi abbia a cuore le esigenze del tutto che noi chiamiamo paese e chi invece deve portare acqua al suo mulino per cercare consenso e per cercare visibilità. Io penso che la serietà del comportamento di ognuno di noi verrà verificata dalla capacità di dare risposte concrete a questo paese. Concludo con dei dati. Si è detto che si sta operando una regolarizzazione, una sanatoria. Non voglio entrare nel merito. Voglio ricordare che 634.000 furono le domande di regolarizzazione accolte nel 2002 dalla Bossi-Fini
e 294.744 quelle accolte nel 2009 quando era ministro degli interni Roberto Maroni. Vi domando a tutti, perché è una domanda che riguarda tutti quanti noi, ma se ci sono clandestini non è un problema dello Stato, evidentemente è l'Europa e il mondo tutto che dovrà affrontare compattamente questi problemi, perché non ci si può immaginare un mondo chiuso, e l'abbiamo verificato e lo stiamo verificando proprio in queste settimane, solo che i flussi vanno governati, e allora per governarli bisogna anche combattere certi fenomeni che magari vengono innescati da qualcuno che vuole avere lavoro a basso costo. Questa è una sfida. Noi anteponiamo i diritti delle persone ai profitti dei mercati. Se volete, il Presidente del Consiglio l'ha più volte ripetuto, c'è la possibilità di dialogare. A questo punto dipende soltanto da voi.